Eccoci qui, benvenuti cari ragazzi Wimbug in questo nuovo giorno. Oggi siamo qui senza webcam per il classico problema che abbiamo capito che insieme a purtroppo Camtasia Studio non mi riesce a funzionare correttamente. E siamo qui con una presentazione di PowerPoint perché vi volevo illustrare delle novità venute proprio in questi giorni. Scusate per la mia assenza, ma purtroppo ho problemi di linea come già ho annunciato su Twitter, quindi non sono riuscito nemmeno a sistemare il sito in questi giorni. Purtroppo dove stanno facendo dei lavori a livello stradale che vanno a intaccare anche la linea telefonica, quindi abbiamo problemi in questo campo. Quindi, beh, questo è il Wimblog Italia, giorno 20. Bene, passiamo subito alla prima news, la nuova homepage di YouTube. Come potete vedere, nuova homepage di YouTube. Vabbè, adesso andiamo a prendere un evidenziatore, per esempio, una penna. Vedete, le novità principali corrispondono sono queste qui, cioè potete vedere tutte qua, tutte le attività, iscrizioni e consigli. Sono queste le. Ma vedete qua le principali, vedete, iscrizioni e consigli, queste sono le novità. E vedete, io uso iscrizioni, vedete come sono catalogati tutti i video caricati dai vari utenti cui io sono iscritto. Ok, proseguiamo. Altra novità è l'aggiornamento del sito della Apple, e come potete vedere già qui dagli screen è stata inserita la nuova barra principale. Come barra principale io intendo la barra questa qua, la software Mac, iPad, iPhone, iPad, iTunes, eccetera. Poi ci sono anche dei nuovi effetti per l'apparizione delle pagine, oltre alle, quindi c'è la nuova barra principale che possiamo vedere qui la possiamo vedere. Proseguiamo ancora e ci troviamo di fronte a una news veramente veramente bella. Penso che tutti voi conoscano questo dispositivo. Scusa, eccolo. E si tratta dell'iPhone 4 di Verizon. Questa meraviglia qui. Allora, come possiamo vedere anche qua dalle immagini, ci sono delle piccole differenze, vedete qua nelle giunture, poi anche dall'altro lato, adesso in questa immagine non si vede. E cosa consiste, cosa fa questo iPhone? Prima di vedere le novità, andiamo intanto a dire che, come sapete fino adesso, l'anti, sì, qui non mi viene bene il simbolo, anti, si chiama l'AT&T, aveva il predominio sull'iPhone in America. Ebbene, adesso questo predominio non c'è più, grazie a Verizon. Come invece migliori apportate all'iPhone, possiamo trovare la risoluzione del problema dell'antenna. È stato rimosso il vano della microSIM, in quanto è integrato nell'iPhone 4 una SIM preprogrammabile. E c'è la possibilità di connessione unica con la rete di Verizon. Molto probabilmente con l'inserimento di questa SIM preprogrammata, non si sa se ci sarà modo di poter collegare, di poter riprogrammarla magari per altri operatori anche italiani, in modo da poterla utilizzare anche in Italia, l'iPhone 4 di Verizon. Per il momento sembra che non sia possibile. Poi, sorprese possono sempre attenderci. Altra novità, è una bella, non è più che una novità, è una bella chicca per iPhone. Vedete, come potete vedere in questa bellissima immagine, questo qui. Potete vedere quando inseriamo il nostro iPhone e possiamo utilizzarlo veramente come se proprio come se come se abbiamo un telefono, quindi è molto utile. E questo qui si chiama iFusion Smart Station. Ok, adesso voglio proprio andare un po' ad analizzare, perché un utente in particolare, un videoblogger che penso voi conosciate tutti, ed è il mitico già va bene, adesso non so scrivere, Giacomiz del Macblog. Come già io l'avevo risposto nel suo videoblog, ha parlato lì di linguaggi per Windows 7, quando lui aveva comprato un PC all'estero che non dava la possibilità, insomma, di passare alla lingua italiana, in quanto Windows XP, come voi sapete, i language pack sono, proprio ce ne sono pochissimi, ma rari, e molti sono non ufficiali. E infatti lui l'ha dovuto riformattare. Purtroppo, come gli ho anche risposto, XP è un sistema operativo che ormai ha la sua bella decina d'anni, o che croce, insomma. E comincia ad essere un sistema un po' vecchio, che usa tecnologie
scusate ragazzi, tecnologie un po' vecchie e no, vecchie, non sono vecchie, però diciamo che ci sono apportate, sono state apportate decisamente molte migliorie con la nostra Windows, che molti conosciamo anche come Windows Vienna o anche detto Windows 7. Sono state apportate molte migliorie. Quindi, come tra l'altro potete vedere in questo screenshot, la possibilità, vedete qua ragazzi, di cambiare lingua. Vedete qua, si passiamo ad esempio dall'inglese, che è la lingua base, ma si può andare dalle scritte all'italiano, tramite aggiornamenti opzionali. Ma ci sono benissimo anche altre lingue, perché no? Quindi, tutto sta nel fatto che utilizzando un vecchio sistema si ha dei problemi. Naturalmente non è disponibile questo in tutte le versioni anche di Windows 7, ma in questo caso ci arrivano dei language pack ufficiali Microsoft, non ufficiali nel senso che sono per gli MSDN tester, quindi sono stati trafugati per vie non proprio legalissime, però diciamo che sono Microsoft, quindi veramente, veramente ottimi. Ok ragazzi, concludiamo con questo, vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi.